Di film su casi risolti italiani ce ne sono stati tanti, però ultimamente abbiamo visto per esempio Martinelli su Ustica, Greco su Pasolini e adesso Faenza sul caso Orlandi. Volevo sapere se per lei il ruolo del cinema è e può essere soprattutto anche questo, cioè quello a cui accennava lei, smuovere le coscienze, smuovere chi si deve smuovere, insomma. Ah, io penso che un certo tipo di cinema si abbia questa, non questa finalità, abbia questa valenza, questo potenziale. Lo diceva Walt Disney, sembra incredibile che Walt Disney, che tutto fa meno che il realismo, quando fece documentari sulla, produsse dei documentari sulla guerra per istruire il popolo americano in chiave antinazista, e gli chiesero: ma come, lei non è quello che vuol fare il cartone? Dice: sì, ma guarda che il cinema può fare anche la realtà. E quindi ci sono tanti generi di film. Questo è un film. Intanto i latini diceva non probandum ma narrandum, cioè io non voglio provare, io voglio raccontare. E penso che se tu racconti bene, racconti giusto, riesci a coinvolgere il pubblico, allora provi anche. E penso che questo film abbia questa valenza, racconta però qualcosa, prova anche. Pasolini diceva: io non ho le prove, non ho neppure gli indizi. Secondo me che tu dici sono prove e indizi. Basta, voglio andare avanti. Sono convinto che manca un metro, soltanto un metro, per arrivare finalmente a definire la verità. Bisogna che qualcuno lo percorra.